Ben ritrovati con le notizie in 60 secondi. Oggi 30 aprile, il 18° anniversario della tragedia di Montevezzi, nella quale a causa di una frana il fango travolse l'abitazione di Luigi Buono. Oltre a lui, un cuoco di 53 anni, persero la vita le sue tre figlie, Anna di 19, Maria di 17 e Giulia di 13. Questa mattina brutta avventura per molti turisti che avevano deciso di raggiungere l'isola di Capri con la motonave della compagnia di navigazione Capitan Morgan del gruppo Alilauro. Lo spiacevole inconveniente si è verificato quando la motonave aveva già percorso più della metà della tratta tra Ischia e Capri. Pertanto, dopo aver fatto circa 30 minuti di viaggio, ne sono serviti altrettanti per rientrare sull'isola. Via libera la gestione mista del distretto Napoli Nord da parte del comitato esecutivo dell'ente idrico campano EIC. In passato era stata decisa la gestione pubblica al 100%, mentre la nuova gestione prevede il controllo pubblico al 55%, con la partecipazione privata al 45%. Positivo il commento delle sigle sindacale. Domani, il 1° maggio, festa dei lavoratori. Da parte del garante dei disabili della Campania, l'avvocato Paolo Colombo, l'appello affinché sia per tutti ed in sicurezza. Prossimo appuntamento, ore 20. Grazie per averci seguito.